Pomeriggio a voi e buon giovedì. In questo video breve che farò è un tutorial per quanto riguarda il brano di Leila di Eric Clapton, però la versione acustica che ha fatto nel 90, dove ha fatto l'album Unplugged, dove stanno altri brani tipo Tears in Heaven, All the Love, Before You Kiss Me, eccetera, eccetera. Allora, questo brano inizia in Re minore, che fa 12 misure di introduzione. Dopodiché, quando sul canto fa una modulazione, cioè cambia tonalità, e va in Do diesis minore settima, che sarebbe il relativo, vabbè, con Mi maggiore. Quindi fa 12 misure di introduzione, il Re, dove utilizza l'accordo Re quinta, Si bemolle e settima, Do, sostanzialmente sono sempre gli stessi accordi, l'andamento è sempre. Però in queste 12 misure lui mette qualche notina di passaggio, diciamo, quando inizia il pianoforte a fraseggiare, lui inizia a fraseggiare, poi sentendo il brano dal vivo uno poi si rende pure conto delle parti che ci sono. La parte iniziale e introduttiva è questa qui, che fa così, penso un po' così, poco che mi ricordo. Solo, no? Quindi sostanzialmente sono 12 misure della parte che abbiamo detto di prima, no? Che sarebbe. E poi parte il primo verso che va in modula in Do diesis minore, quindi fa Do diesis, poi fa Sol diesis. E poi fa di nuovo Do diesis, Do, Re, Mi, anche settima di settima, fa diesis minore. Thank you.
mi, la, fa diesi minore, si maggiore. Questa parte qui la fa per tre versi, quindi introduzione, 12 misure di introduzione, poi ci sta quella parte piccola di suono dove fa. Primo verso, domino la settima, sol diesis, quindi dominante, di nuovo do minore, sol, do, re, mi, anche settima, poi la, poi fa diesis, si maggiore, mi, la, e poi di nuovo il bridge che sarebbe ogni fine diciamo verso c'è questo chorus che ripete, questo bridge che ripete, diciamo, no, che sarebbe re do si te gatti o manisola te penzon pilla dalle voci di sole. E di nuovo quindi di nuovo sul ogni fine verso di questa parte cantata fa questo bridge che sarebbe re, e poi ripeto due volte e poi di nuovo sul secondo verso e poi di nuovo sul terzo verso. Dopodiché il terzo verso c'è il solo di chitarra che adesso provo a farlo, non è che me lo ricordo proprio bene, comunque dovrebbe fare così, dopo che il solo di chitarra dura mi sembra 12 misure, e quindi questi brani sono i soli sono 8-8-16 oppure 4-4-8 oppure 8-8-16 eccetera eccetera, insomma, o sono 12 misure oppure sono 16 misure. In questo caso abbiamo adesso li vediamo un po', sono 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, sono 16 misure, ecco, sono due misure di 8 e 8, 16, quindi il solo naturalmente lo fa su re minore, quindi il brano che cosa fa? Parte il re minore con 12 misure di introduttive, dopodiché va modula in do diesis minore, quindi cambia tonalità, e quindi fa tre versi cantati in do diesis, però ogni fine verso di do diesis c'è il bridge dove va di nuovo sul re minore, che fa ogni fine verso in do diesis va di nuovo sul bridge dove troviamo il re minore, do e si, ok? Dopo tutto questo va nel solo finale, che naturalmente va di nuovo sul re minore, praticamente il solo viene suonato sul re minore, do, si, do, re minore, che sarebbe il solo, praticamente viene fatto quindi sono 12 misure, 16 misure, chiedo scusa, in 16 misure dove lui fa sempre questo. E quindi il solo viene suonato in re minore, quindi va nella tonalità di partenza, diciamo. Il solo mi sembra che fa così. Thank you.
scorrere, adesso non me lo ricordo bene, sono anni che non faccio questo pezzo. Però il sole è questo qui, sostanzialmente, se diciamo delle note un po' diverse che ho fatto, però è questo qui. Dopo il solo, di nuovo questa parte di bridge che fa. Qualcosa del genere, insomma. Comunque il pezzo è questo qui, diciamo, come struttura è questo, quindi 12 misure di introduzione, dove fa. Quindi 12 misure di introduzione di re. Dopo inizia il primo verso e va a modulare sul do diesis minore, quindi do diesis, sol settima diesis, poi di nuovo do diesis, do, re maggiore, do maggiore, re maggiore, mi settima, ok? Poi la e poi di nuovo ogni fine parte cantata diverso fa sul bridge che fa. Dopo questi tre versi e questo bridge che ripete sotto ogni verso va nel solo che dura 16 misure, che abbiamo giusto fatto così un piccolo, diciamo, sbozzo, ecco, non è che l'ho fatto proprio, non me lo ricordo su mani, non lo so. Dopo il solo fa di nuovo questa parte di bridge che la fa, diciamo, la fa quattro volte, dopodiché chiude sul do. Il pezzo, insomma, è questo qui, voglio dire, io non sono Eric Clapton, certamente Eric, normale, non si può essere uguali, ognuno di noi ha uno stile diverso e un modo di suonare diverso dall'altro, non fare le cose uguali. Io lo dico sempre, un buon musicista è pure quello che crea qualcosa di proprio, anche giustamente prendendo tutto questo che ci hanno lasciato questi grandi e mettendo qualcosa di proprio, perché fare la cosa uguale, sfacciata, non serve a niente, ce l'ha fatta lui, non serve. Quindi fare una cover uguale, che poi alla fine non verrà mai uguale, perché Eric, io sono io, quindi... E niente, è questo, spero che vi piaccia, sia stato di vostro gradimento questo tutorial. Non li faccio mai queste cose, non, a meno che se devo fare lezione, allora faccio del pezzo di persona, diciamo, in modo individuale, è una cosa diversa. Però è anche un modo per divertirsi, per vedere, insomma, delle cose insieme, eccetera. Ok, che dirvi? Un abbraccio a tutti e un buon fine settimana a tutti. Al prossimo video, ciao!